Sto fremendo per salire sul palco, non vedo l'ora. Siamo noi qui a fremere perché non vediamo l'ora di ascoltarti. Venerdì 22 ottobre, ricordiamo, al Mercato Nuovo a Taranto arriva appunto la tournée Cinema Tour. Che tipo di concerto sarà e quali sorprese dobbiamo aspettarci? Un po' il racconto dei miei due album da solista. Io arrivo da una realtà come quella dei Subsonica che per 20 anni mi ha in qualche modo inglobato, mi ha dato la possibilità di sperimentare, di vivere la musica. Poi è arrivato un certo momento, come tutti gli altri anche della band, abbiamo avuto la necessità di sperimentare in solitaria la nostra musica. Io l'ho fatto facendo due album, il primo era Il codice della bellezza, il secondo è Brigata Bianca, e in quest'estate un po' di ripartenza un po' strana, un po' a tentoni, diciamo. Certo. In cui poi è uscito anche questo singolo che si intitola Cinema, che ha avuto un grandissimo successo radiofonico. Ho deciso di accorciare un po' i tempi di avvicinamento col mio pubblico, costruendo questo spettacolo che raccontasse un po' questi anni passati in studio da solo e in giro per i palchi da solo. E quindi il racconto sarà quello, sarà Samuel che autore, che scrive canzoni e produce musica, che racconta il suo mondo musicale. Samuel, l'autore che torna ad incontrare il suo pubblico, com'è tornare proprio ad incontrare il pubblico dopo la pandemia? Guarda, io già l'altro anno ho fatto una tournée, quindi già lo scorso anno in estate ho incontrato il mio pubblico, e è stato strano e diverso perché ovviamente il pubblico era seduto, distanziato. L'altro anno addirittura aveva la mascherina, quest'anno un po' di meno, diciamo. Poi da luogo a luogo cambiano un po' le regolamentazioni. È un momento un po' caotico da quel punto di vista. Il pubblico seduto non è proprio tipico dei miei concerti. Sì. Perché la mia musica è stata fatta sempre per assembramenti e gente che balla tutta insieme, quindi è stato strano. Però questa condizione ti porta anche a ragionare sul fatto che ogni cosa vista da un'altra angolazione assume un tipo di importanza diversa. Quindi per me è stato un grande insegnamento vedere il pubblico, assistere ai miei concerti vedendo il pubblico da seduto, perché mi sono reso conto che il pubblico da seduto è più attento a certe sfumature, mentre il pubblico in piedi che balla ovviamente è più concentrato sul movimento fisico, quindi si perde delle sfumature che invece da seduto puoi apprezzare di più. I cambiamenti non fanno sempre male, diciamo. Esatto, poi io sono un positivo di nascita, quindi mi piace l'idea che anche in un clima di difficoltà si possa trovare qualcosa di positivo. A proposito di cambiamenti, dai Subsonica ai dischi da solista, qual è la differenza per Samuel? Bene, è evidente, nel senso che nei Subsonica io sono uno strumento insieme ad altri strumenti che si deve armonizzare perfettamente, e quindi ha uno spazio più limitato, perché più strumenti che suonano insieme hanno la necessità di esprimersi a varie tessiture diverse e devono rimanere nel proprio luogo fondamentalmente. La sfida è quella di armonizzarsi, di stare bene insieme. Invece da solo puoi dare fondo a tutta la tua creatività, a tutta la tua follia, puoi andare a sbattere contro ogni ispirazione senza il problema di dover confrontarti con altre persone. Quindi è completamente diverso, è molto, molto più libera come attitudine. Prima parlavi di Cinema, il singolo con Francesca Michelini che si è trovato in cima alle classifiche, ma la cosa che mi incuriosisce è che questo singolo nasce anche un po' per prendere in giro i tormentoni, quindi non so come possiamo definirla, una beffa o una magia della musica? Ma no, io non parlerei di beffa, anzi quando un brano funziona, piace, va bene, è sempre una magia. In realtà il brano ammiccava a certe all'idea, proprio soprattutto nel testo, all'idea di dover fare per forza una canzone che scali le classifiche radiofoniche, perché sennò sembra che la musica non sia importante. In realtà la musica è bella in qualsiasi sua sfumatura e profondità, soprattutto la musica profonda ti dà la possibilità di scoprire ogni volta qualcosa di nuovo. E quindi c'era il gioco, il brano l'ho scritto insieme
con la Pesce, l'abbiamo scritto io e lui insieme, e il nostro gioco era proprio quello di prendere in giro i tormentoni estivi, e poi lo è diventato, quindi siamo comunque felici del fatto che abbia avuto questo successo, anche se l'idea iniziale era un'altra. Un bel successo fa parte delle tante sfaccettature della musica, che in questo momento, in particolar modo, magari dopo tutto quello che è accaduto, che cosa deve essere a tuo parere? Più impegno, più intrattenimento o più evasione? Siamo in un panorama musicale che comprende tantissime sfumature e ha degli artisti che le sanno sviluppare molto bene, quindi la musica è la colonna sonora che una persona si sceglie, quindi ha diritto di scegliersi il tipo di musica che le piace, che può essere più leggera, più profonda, più sperimentale, più semplice. La mia musica preferita è una musica, come ti dicevo prima, che è stratificata, che ha tanti cassetti nascosti, per cui tu anche dopo 10 anni la puoi ascoltare e ti sembra comunque ancora presente, ancora attuale. Quella certo. È la cosa che io preferisco. Però io lo faccio per mestiere, quindi ho un'attitudine molto più, come dire, interna nella cosa. Certo, l'ultima domanda, volevo chiederti se sei già stato a Taranto. Sì, se la trovo stupenda, volevo anche comprarmi una casa a Taranto. Ah, ecco. Sì. No, siamo stati in occasione di un 1° maggio qualche anno fa, poi ho suonato parecchie volte anche con il Motel Connection, ho fatto delle cose anche come DJ set, e la trovo una città stupenda che non ha niente da invidiare altre bellissime città del sud. Taranto Vecchia, quella l'isoletta, la trovo adorabile. Poi io l'ho conosciuto in un momento di passaggio, per cui vedevo che era una zona che si stava in qualche modo rivalutando, ricostruendo, però c'erano ancora grossi spazi disabitati, c'era ancora un po' di... Sono veramente curioso di vedere qual è stata l'evoluzione dall'epoca. Grazie, e quindi ti aspettiamo, e magari anche con l'acquisto di una casa qui a Taranto. Grazie per essere stato con noi. Questo è il momento giusto.